riparte. Stavolta ufficialmente, le regioni sono libere e naturalmente nascono le prime criticità. Lunghissime file di auto a Messina in prossimità del porto, per l'imbarco. Code davanti agli imbarcaderi della compagnia Carone e turista già per la prima corsa delle 4. 40 e per quella successiva delle 7,20. Il maggior flusso di passeggeri sullo stretto, anche in arrivo dalla Calabria, è legato alla nuova ordinanza della regione, che ha anticipato a oggi l'allineamento con le disposizioni del decreto, abolendo l'autocertificazione e l'obbligo di quarantena per chi raggiunge la Sicilia da altre regioni. Restano, anche nell'ultima ordinanza regionale, le disposizioni per i cittadini riscontrati positivi al Covid-19 che hanno l'obbligo di comunicare le proprie condizioni di salute al medico di famiglia e al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP competente. Chi arriverà in Sicilia potrà inoltre scaricare la app Sicilia Sicura e inserire, in maniera facoltativa, i dati personali sul proprio stato di salute, sugli spostamenti ed eventuali casi di Covid-19 in famiglia. In caso di febbre, basterà una comunicazione e interverranno i sanitari della ASP sul territorio. Controlli intensificati in aeroporti e stazioni, potenziato il contact tracing in caso di soggetti positivi e inflessibilità sul rispetto dell'uso della mascherina e del distanziamento sociale. Roma naturalmente è la sorvegliata speciale, sarà infatti proprio la capitale a dover gestire, nei suoi scali ferroviari e aeroportuali, i maggiori flussi di partenze e arrivi dagli altri territori di apostrofo, compresi quelli in cui si registrano contagi ancora alti. Per monitorare il progredire della situazione ad avere importanza centrale saranno i termoscanner allo scalo di Fiumicino e alla stazione Termini, dove da oggi 58 treni collegheranno Roma a Milano. Negli scali ferroviari, portuali e aeroportuali saranno dunque potenziati i servizi di assistenza, e i casi sospetti positivi saranno indirizzati ai drive-in per i test. Non bisogna abbassare la guardia, il compito ora, anche per le istituzioni nazionali, è tutelare Roma, ha avvertito il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Ti potrebbe anche interessare,